No, conta, guarda, tanto voi studiatevi un attimo chi vi piace di più, chi vi emoziona di più di queste belle gioie. Farò vedere per la gioia di, per la gioia di tutti voi, vi farò vedere perché non c'è Mourinho. Ah già, è stato già assicurato. È stato assicurato il Mo, non c'è Mourinho, non c'è Mourinho. Cioè, chi lo fai vedere? Grazie, grazie. Anche le donne in FIFA, beh, sta. Faccio vedere la foto, ragazzi, questo qui. Dovremmo metterlo come un poster, il poster. Però lo faccio solo vedere, non l'ho ancora selezionato, ma lo faccio solo vedere. Per la gioia di Kla. Ecco qua, guardate. No, Inter, no, non voglio vedere Inter, non mi interessa la Inter. Me lo fai vedere il volto che mi piace più, nessuno Scarpao. Beh, Simone Inzaghi è un mito, dai. Simone Inzaghi è il miglior tecnico del mondo, dai. C'è anche Pecchia. Giovanni Stroppa, grande Giovanni Stroppa. Io lo adoro Giovanni Stroppa, è un gran giocatore lui. Alessandro Nesta, mitico, mitico. Andrea Pirlo della Samp, mamma mia, grande Pirlo, grande, grande Pirlo. Fatemi vedere chi c'è, se ne conosco qualcuno. Sergio Conceição, grandissimo, no, Pacheco, ma è fighissimo il look di Pacheco. Ma che fine ha fatto? Ma che fine ha fatto Mourinho? Scusatemi, che fine ha fatto Mourinho? Non c'è più. RDM maschile. Hernan Crespo, no, non c'è la foto Crespo, Dejan Stankovic, non hanno la foto. C'è anche Radescu, Lucescu, grandissimo. Superliga della Romania, beh. C'è Giorgiagi, un po' invecchiato, ovviamente, del 94. Scozia, che belli che siete. Abbiamo Diego Simeone e Carlo Ancelotti, Porcedu, Porcedino preferito, grande Ancelotti. Io adoro Ancelotti, ragazzi. Manuel Pellegrini. Sandoval, Sandoca, c'è Marcellino Panaglia. Cosa c'è in Australia? In Aussie, vuoi vedere gli Aussie? Vuoi vedere? Ok, Svizzera, Svizzera, Turchia. Beh, c'è Okan Buruk, grandissimo. Arabia Saudita, grande. Qui c'è Jorge Jesus, c'è Gesù, visto? Gesù esiste, ed è in Arabia Saudita, l'ho sempre detto io. Ok, Argentina. C'è Vaccari, ciao Vaccari, che bello. Zielinski, grandissimo. L'Australia, guarda, tu vuoi vedere, chi stai cercando dell'Australia? Max, poco, poco, per provare un attimo. Giancarlo Italiano, italiano, sogno. Ok, bellissimo. Non c'è Nkulu, non credo che sia allenatore Nkulu, non credo però. Sarebbe bellissimo. Belgio, Belgio. Vabbè, sono bandiere olandesi, ovviamente. Corea del Sud, Corea, Corea, Giancarlo Italiano, lo so, è bellissimo Giancarlo Italiano, ma che bello. Cioè, io ce lo vedrei un allenatore con questa faccia qua, però non è che si assomigliano tanto alle foto reali, eh. Non si assomigliano un cavolo, veramente, non si assomigliano, diciamoci la verità. Vabbè, c'è Shop, così. Corea del Sud, Lee Jung-yo, ma sono ex giocatori questi, sì. Danimarca. Danimarca, se riconosco qualcuno. Tosta, tosta. Francia? No, come Francia? Luis Enrique basta. Cioè, Luis Enrique basta, Francia. Poverini. C'è solo Luis Enrique. Oh boy. Terzic, Bundesliga. Gli altri? No, ma veramente non c'è il cavolo di nessuno. Che triste. India? Beh, in India chi c'è, ragazzi? Chi allena in India? C'è Luis Sera. Chi è Luis? Ah, Luis. Ho letto, non ho neanche sentito la risposta. A casa mia si tratta di rispetto, non si fa cose diverse. Grazie, grazie. Ma no, ma va, ma sto scherzando, tizio, ma figurati, mica lo annullavo, figurati. Mi sono fatto due risate, dai. Roberto De Zerbi, urca Roberto De Zerbi, grandissimo. Maurizio Pochettino, vabbè. Cavolo, ma questi sono allenatori pazzeschi. C'è Ten Hag, che non è il Den Hag. Pep Guardiola, va. Sono tutti uguali, diciamoci la verità, sono tutti uguali. Quando tu li vedi, non sono simili alla realtà. Irlanda, gli irlandesi, Simone Inzaghi, magari. Questa faccia di Allegri, cavolo, è il più realistico. Allegri. Simone Inzaghi non si assomiglia manco un po'. Stefano Pioli. Io una volta scorsa avevo fatto Stefano Pioli. Fai Nuno Spirito Santo. Ma dov'è? In che posto è? Dimmi che. Dov'era? Questo qua. Bellissimo, Nuno Spirito Santo, bellissimo. Nuno Spirito Santo. Iraola, Chris Wilder. Ma mica sono male, però, devo dire. Detto questo, boh, abbiamo delle persone fantastiche, tipo Andrea Pirlo. Andrea Pirlo, la sua carriera, cambia outfit, ma cambia outfit, possiamo cambiarglielo anche dopo, tanto. Outfit, che poi sapete, no, che voi potete metterli in un'altra squadra, potete mandarli dove volete. Ah, grande la Bergamasca. La Bergamasca calcio. Non c'è il Parma, certo che c'è il Parma.
Parma. Se dice Raid, quello lo consigli. Chi è? Chi è? Ma chi è che vuoi che... Io non ho sentito. Chi è che vuoi che raidono? Non ho mica capito. Max Fantor Rest in diretta. Poco, poco. Ma non so chi è che intendi. Che squadra scegli? Non lo so, guarda. Adesso era per provare. Solo per provare. Questa è una prova. C'è il mio Bari. Cioè, c'è il mio Bari. Per provare, ripeto, per provare. Non è che lo voglio fare adesso, ma... Stadio... Oh mio Dio, il Bari non ha uno stadio di casa. Sto avendo pazienza. Eh sì. Bergamo Calcio. Fa schifo come nome Bergamo Calcio, lo so. Non ci riuscirei mai a fare una squadra che non ha il nome vero. Posti a sedere. Quelle che ne ha di più. Cioè, non poteva chiamarsi Pierre e basta. Francesco. Vabbè, Pier Francesco L. abbiamo chiamato lo stadio Pier Francesco L. In onore. Ecco qua, lo stadio Pier Francesco L. Ci sta, ragazzi. È bellissimo lo stadio Pier Francesco L. Scusate, ma glielo devo mandare nel gruppo, sta cosa. Ecco qua. Io mando l'immagine e qualcuno tagghi Pier, che qualcuno tagghi Gerux, mi raccomando. Ti abbiamo dedicato lo stadio di Bari. Guarda. Beh, ci sta ragazzi. Perfetto. Mi hanno fatto il Pier Francesco L, perfetto. No caps. Capì, ho sentito dire a chi? Stadio. Ma non me ne frega un cavolo di ste cose. Fatemi giocare, Moia Faust. Fatemi giocare, non me ne frega un cavolo. Perché il tempo 3 minuti? No, ma che stiamo scherzando? Ah, questa me l'aveva sballata lui. Rigore, elastico, vabbè. Elastico, attivo, attivo, tutto attivo. Offerte internazionali, attivo. Mercato attivo, attivo euro, cambio di proprietà? No, non voglio soldi, io non voglio soldi dalle squadre. Via, che schifo. Io sto facendo il mio dovere, non parla con me, ma qual è il problema? Non ho capito cos'è che si lamenta Stefano, non ho capito. Beh, qual è il problema di Stefano? Dortmund 1-0, grande Dortmund, ma... beh, Leonardo, io adoro, fra l'altro, il Dortmund. Carriera. Prova, prova. È una prova, non è la mia carriera questa, solo per provare. Solo voglio solo vedere come cavolo, come diamine è. Solo per provare, ragazzi. Signore e signori, siamo lieti di dare il benvenuto John al nuovo Cena. allenatore. Ah, De Pirlo. Scegli la tua idea tattica. Bello, c'è la tattica, ragazzi. No, che bello, il tiki-taka. Il tiki-taka è nel calcio italiano. Oh mio Dio, non ci riesco. Fatemi mettere la webcam da una parte folle, perché questa parte qua è scomodissima e la sto solo provando. Il tiki taka, ragazzi, il tiki taka ti, tiki taka la. Ecco qua, ci siamo, tiki taka. Pirlo sembra indiano, ma Pirlo è fantastico. Ma non si assomigliano tutti, difesa d'oltranza contropiede, bella la strategia del contropiede. Costruzione manovra palla lunga, com'è il tiki taka? Profondità difesa 35 più o meno 65, bella. Tattiche difensive, costruzione manovra, non c'è una. Quindi non c'è un modulo, non c'è un modulo ideale. Creazione occasione, taglia dentro, S, A, D, C, D, C, S. Ci sta, ci sta, ci starebbe. Sarebbe bellissimo il tiki-taka Bari, ragazzi. Ciao, sono Andrea Pirlo, nuovo tecnico del Bari, facciamo tiki-taka, ma io non ho il fisico. lo sappiamo, il preparatore è una cosa nuova, non giuro. Abbiamo, ecco qua, conoscenze. No, che figata la cosa della conoscenza. Pagina settimanale, questo pigliano troppi soldi. Pigliamo Giorgia, pigliamo Giorgia. Ragazzi, Giorgia, ci salva Giorgia, ci salverà Giorgia. Ecco qua, perché lei è italiana, è una madre italiana. Giorgia, pigliamo Giorgia, grande Giorgia. Ciao Giorgia. Ci salva Giorgia, ragazzi. Abilità preparatori, ok, sappiamo. Qualità ideale. E qualità... Questa qui è importantissima comunque. Abbiamo la Giorgia in attacco, ovviamente. Ottenute più uno, mi sembra giusto. La Giorgia, è incredibile. Osservatrice. Ancora. Giorgia, tenente di tiki-taka. Non so che diamine sia, ma... Cos'è sta roba? Cicallone, ragazzi! C'è la leggenda. Che figo. Livello conoscenza principiante. Nessuno di loro ha mai visto tiki-taka, ragazzi. Ma tiki-taka, che cos'è? Ma che cos'è sta roba? Ragazzi, livello conoscenza principiante. Sono spaventato da sta cosa. Oh boia, le diamo Callon? Nasti e Sibilli. Va bene, ok.
Assumi altri preparatori, beh certo, ci siamo. Facciamo una preparatoria a centrocampo. Pigliamo, che possiamo prendere? Pigliamo Filippo Giordano. Abilità centrocampo. Ah, ma c'era scritto cosa sono in abilità. Troppo costoso questo. Non mi piace la gente che è costosa. È questo qui, Pietro Marini. Quel Pietro Marini è un grande satana. Ah, ma sono pirla io, ragazzi. La Gallo, ora che ci penso, la Gallo fa schifo in questo ruolo. Non posso spostarla, trasferisci il preparatore. Gallo è anche lei centrocampista. Eh sì. Marini? Marini fa schifo ovunque. Oh mio Dio, abbiamo tutti centrocampo. Licenzia, boh, si è licenziato, via. No, l'ho anche pagato. L'ho anche pagato. Attacco, chi è che... Ma io, cavolo, non avevo visto che avevano le stelline vicino a... Ecco, Matteo Bernardi, dai, Bernardi, ci piace, ok. Andiamo in difesa. Centrocampo totale? No, 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 assolutamente, l'ho già licenziato e ho speso soldi. Difesa, chi c'è in difesa di decenti? Mi avevano bene 3 stelle, per me vanno più che bene. C'è Benedetta Lombardi, Benedetta Lombardi, beh, certamente, la Lombardi è un talento acquisito, ci mancherebbe altro. Che palle, no? Ok, porta, chi conosce la porta? Questo qui costa troppo, questo qui per i miei gusti. Si è messi da schifo per la porta. Pigliamo Jacob Torrensen, che più o meno qualcuno... Oh, Pietro! Benvenuto tra i leoni! Grazie di cuore! Benvenuto nella nuova carriera di Andrea Pirlo. Ecco qua, fine. Grazie Pietro, gentilissimo. Un saluto a te. Abbiamo dunque... Va più che altro... Oh, grazie! Grazie mille. Grazie mille, grazie per il follow. Però mi sorprende che abbiamo uno che è conoscenza abile. Quindi mica male, conoscenza principiante. Non conosco cos'è il tic-tac, non ho più pallida idea, mi dicono loro. Benvenuto Pietro, ecco qua. Siamo al Bari. C'è il torneo per campionato che onestamente non ho mai supportato questi tornei per campionato, però sono utili. Vediamo la... Oh mio Dio, hanno messo Benali fuori dalla... Sì, lo sappiamo già come funziona, è sempre così tutti gli anni. Lo so già. Lo so già, conosco FIFA, gioco FIFA da parecchi tempo. E proviamo a metterci Bellomo, Bellomo, ma non è poi così. Qual è il problema di Benali, scusatemi? Che ruolo non è CC? Perché è più meno 6, scusatemi, Benali? Perché Master! è fuori forma, vero? No. Modifica posizione. Ma qual è il problema, scusatemi? CC, 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 non ci dici CC. Guardami, metto un po' più avanti. Così, così, mettiamo CC. CC, perfetto ragazzi. Benali è un uomo felice. Ma fa pure il CDC. Ma non gli piace, non gli piace. Lo disgusta però. È vero che fa il CDC, ma ci perde troppo. Ma prima, torna in lui, va bene. Intanto, ma io sto pochissimo ancora. Purtroppo il mio problema è che veramente non ho tempo oggi. Com'è? Posto in arrivo. Tasto R3. Siamo al solito, che è il solito tasto. Informazioni sul mercato. Ma tu, Alex, cosa fai quando fai il mercato? Fra l'altro, consigliano Chi Yong Kao, grande Kao Kao, il migliore. La nostra visione sulle aspettative. Beh, devono far crescere tutto. Primo conto. Giacomo Bianco. C'è Jacopo Bianco. Giacomo, ho detto Giacomo. Cerca Fren. Sì, perché Fren verrebbe al Bari, vero? Vabbè. Comunque andiamo a vedere, lo facciamo per te. Andiamo assolutamente. Cavolo, io FIFA 23 ci ho giocato un casino col Milan, ragazzi. Ma tantissimo ci ho giocato, veramente. Ma tantissimo io col Milan. Cerca giocatori, ok. Friendup. Per la gioia tua. Lo so già, non so fare. È sempre la solita cosa da quanti anni? Eccolo qua, Morten Fred. Cavolo, ma è un tuo talentone perché è giovane questo. Ah, quello del Genoa, ok. Chiedi a Bianco di seguire Frendo. Prendi i limoni. Vai, vediamo un po'. Vediamo una cosa per Cla. Com'è che si chiama Alibaba? No, come si chiama quello là? Quello dell'Alamein. Come si chiama? Come si chiama? Come si chiama? Abdul, vero? Abdul deve essere. Abdullah, esatto. Abdullah. Secondo me c'è ancora. Secondo me c'è ancora. Un po' troppi Abdullah ci sono. Mi serve che sia portiere. No, questo qui ha 31 anni, non può essere lui. Ma no, Abdullah di nome, Abdullah di cognome. Secondo me non c'è più.
Secondo me non c'è più Abdullah. Hanno tolto Abdullah, Kla! Hanno tolto Abdullah, hanno tolto Abdullah, non c'è più. A meno che non sia Hal o Washir, ma non penso che sia lui, eh. Quello con 36 anni? Ce n'è uno? Oh, ma c'è il Masioff, è lui. Ma non è lui, Alitad, forse lui, forse lui. Forse lui. Assolutamente un preferito assoluto. Grande Abdullah. Comunque sia, allora vediamo un po' il Bari come è messo. È parecchio figo il Bari. È parecchio figo il Bari. Abbiamo Ricci, Vicari di Cesare, che è ormai una leggenda del Bari, ragazzi. Il problema è che da qua non ti dice gli anni, da questa schermata non ti dice gli anni. Poi abbiamo Aramu, che è un buon AD, potrebbe anche essere meglio di Callon, ma ragazzi, Callon è Callon, però, Callon è Callon. Abbiamo Diav, che non so perché ha solo 69, Puskas, bell'uomo, l'abbiamo già visto. Abbiamo Acampora, Zudek, 65. Ecco, difesa siamo un po' messi così così, specialmente i terzini. Metti Puskas, mi consigli Puskas? Sì, al posto di Nasti, certo. Certo, sono d'accordo, sono d'accordo. Puskas è meglio. E abbiamo Pissardo come secondo portiere, abbastanza deboluccio, devo dire, a meno che non sia un giovanotto, perché nel caso fosse un giovanotto andrebbe bene, ma come si fa a vedere l'età da qua? Devo farlo dalla mia squadra, come al solito. Ci costerebbe tanto metterti anno, età, cavolo, da qua. Poi abbiamo come giovane questo, Couso Pias. Maiello, anche lui è un buon. Perché c'è Bellomo e non c'è Maiello a proposito? Perché c'è Acampora e non c'è Maiello? Maiello è un talento. Guiebre, grande, 62. Natuzzi. Ah, abbiamo Akpa Ciuku, che non è il Ciuku di una volta. C'è scritto leggenda, Puskas. L'ho messo Puskas, l'ho messo Puskas, Alex, come lo dici? Perché me lo chiedi ancora? L'ho messo. Leggenda. Dai, comunque lo conosco, è adorabile. Vabbè, comunque dobbiamo vederlo da qua. Dobbiamo vederlo da un'altra parte. Bisogna vedere. Sì. Vogliamo salvare le modifiche fatte. E il gioco è sempre lo stesso. Ab Rosa. Qua invece è qui che ti accorgi di, oh mio Dio, questo è troppo anziano per la squadra, lo butto fuori. È qua che si fa. È qua che si fa. E ovviamente quando ti accorgi di giocatori con un totale indecente e un'età avanzata, non in questo caso no, ma non c'è l'età da queste parti, cavolo. Prova a fare una partita. Non hai scritto. Ok, facciamo una partita. Vabbè, facciamo una partita per provare. Facciamo dunque, avanza. Dov'è? Qua da Vulan. No, Acta Ciupu, no, non faccio un tubo. Ma il titolo del campionato? No, che interruzione. Come faccio a fare una partita? Scusatemi, non ci dovrebbe essere una partita? Resoconto su Abdullah Al-Masiouf, vabbè. Scaderà tra un anno, ok. Come CT della nazionale? No, non c'entro nulla io, non sono in nazionale io no. Fredu. Beh, questo è un buon giocatore, ragazzi. 22 anni CC sarebbe un buon talento, secondo me. Sarebbe un buon talento. Vediamo com'è invece il buon Abdullah. Cosa mi dice di lui? 68 portiere. È un po' mediocre, bisogna dire la verità, un po' mediocre. Però c'è scritto leggenda, ragazzi. Leggenda. Visto che è leggendone. Lo sappiamo che è una leggenda, Abdullah. Come può non essere una leggenda a 36 anni? Programma di allenamento, manco me lo sono filato, veramente, qua. Beh, adesso è il momento li teniamo un attimo preimpostati. Non ho voglia adesso di fare il programma di allenamento. Non ho voglia, davvero non ho voglia. Però, faremo questo. Voglio fare una partita, cosa mi costa? Mancati i tempi brevi. Offrire un conguaglio per Francesco Vicari? No, assolutamente. Squadra che nella realtà sta andando in Serie C, spero di no, ovviamente. Ecco, invito. Difficoltà, il trofeo più scarso che c'è è meglio per noi. Questo qua. C'è anche l'Udinese, la dice grossa, l'Udinese è il torneo più scarso. Posti in arrivo, R3, che mi dici? Trofeo delle stelle europee, Salernitana, lo so, la Salernitana è una stella europea, l'abbiamo sempre saputo questa cosa. Si sa che è una stella europea la Salernitana. Basta con questi giocatori, perché volete tutti i vicari? Cavolo, ma se vi do vicari poi dopo non ce la faccio più.
ad avere un giocatore. Cavolo, è titolare da me, Vicario. Andiamo contro il Frosinone, facciamo una partita. Tanto una partitina la faccio, dai. Una partitina la faccio. Vai, andiamo direttamente. Gioca, gioca. Così vedete le mie mad skills su sto gioco. È il giorno della resa dei conti, sono state dette mille cose in questa partita. Fiumi d'inchiostro, collegamenti televisivi, conferenze stampa, dichiarazioni, i protagonisti ci hanno messo del loro, ma adesso conta zero. Adesso il pubblico del Mestalla ha risposto alla grande, complice anche la bellissima giornata. Siamo nello stadio per Pier Francesco L. Sapere come andrà a finire bene. Pierluigi Pardo e Elena Dani pronti in Pardo posizione di Adani. vostra compagnia. Si gioca per la Ma sta telecamera, ragazzi, ma io pensavo già quando stavo giocando oggi, ma non è troppo alta sta telecamera? Voi vi trovate bene con una telecamera del genere, ragazzi? Perché per me è veramente troppo alta. Ditemi voi se... No, e non la trovo. Dove l'hanno messa? Dove l'hanno messa la telecamera quest'anno? È tradizionale, dai. Tradizionale, che poi non è così tradizionale, a dire il vero. La sfida dei gironi della Ora va European meglio, dai. Continental Shield, importante fare Fa un po' risultati per PS2 uscire. così, ma. Scendono in campo Bari e Frosinone. Che Il drilling. loro esordio in questo precampionato. C'è grande curiosità per capire a che punto la preparazione. Bello. Gli allenatori Oh mio Dio, sto mangiando il sono nome di un entrati in tavola per giocatore. fare degli Facciamo che esperimenti. metto la webcam su. Scusatemi, la prima partita su FIFA FC23. Facciamo così, dai. Devo trovare una posizione. Esperimenti, magari lanciando qualche giovane da inserire gradualmente in prima squadra. Ottimo intervento in copertura. Ah, ma sono solo le 22:20, le 22:30. Io pensavo fossero già dette le 11, cavolo. Pensavo fossero già le 11, ragazzi. Vabbè. Provano ad affacciarsi Io alla porta. ovviamente consiglio sempre la mia carriera al Bari su FIFA 2000 e FIFA Occhio al 2001. pallone per un Boia! possibile vantaggio. Stiamo già per subire il Potrebbe essere gol. stato il tuffo. Intervento più difficile di quello che sembra. Noi vogliamo Va questa direttamente in aria. vittoria. Dicono, Pallone spazzato via. Boia. Ci siamo, attenzione, Sibilli, Sibilli. Motivi di interesse di questo Non match, urlerò, non urlerò. sicuramente il debutto su questa panchina per il nuovo allenatore dovrà dimostrare alla dirigenza di Vai, cross. Berlusconi la scelta giusta nel calcio, si sa, più di tutto conta nel Andrea Pirlo, risultato. allenatore del Quando Bari, che rovinano, bello. spesso gli allenatori sono i primi a pagare. Sì, e le aspettative dei tifosi Poi, sono ovviamente, se voglio farmi una carriera, se mi altissime, è piace l'idea di una autorevole. carriera, me la voglio Il studiare potere bene, ci me la vuole voglio per trasmettere le studiare proprie molto bene la idee, il carriera. proprio modo di giocare alla squadra. Ci vuole Io non so tempo come per si vede, assumersi ma tutto il immagino discorso, il che, passaggio del lavoro svolto fin essendo un qui. gioco PS5, sarà parecchio sgranato a 6000 di bitrate qualità Puskas. Twitch, immagino. Immagino, però Aramu. faccio il possibile Ruba palla con un grande intervento. io. Ma davvero si vede bene? Io l'ho Non è vista a solo. 1080p, 60 fps, giocata da uno che ha un buon equipaggiamento, non Controllare il dico grande chi. vantaggio qui. Grande Si parata. vedeva sgranata per quanto mi riguardava. Versione su YouTube, perlomeno. Azione che sembra interessante. Tiro respinto. Comunque, ringrazia poi Leo da Lasciato parte mia gentile. domani per essere Aperto passato a tenere l'interno senza compagnia. inquadrare la Ringrazio porta. da parte mia. È probabile Io che oggi ho l'assenza fatto del Persona tuffo da 3, che è Roma stato a un vedere dallo bellissimo stato del gioco. corpo Siamo sembra ovviamente divertiti colpita bene e non è parecchio. coordinato. E sono sicuro che a lui piacerebbe Persona 3. Digli che se gli capita, anche su YouTube, di recuperare, se, è quel tipo di gioco che gli può piacere perché Va per la c'hai, porta. gli piacciono gli Scelta elementi giusta, di possibile gioco di idea, ruolo. Lui, gli spettacolo piacciono. Oltre al conclusione. fatto che è bello Complimenti, competitivo, difficoltà complimenti. alte. Non Difficoltà è stato alte complicato. spacca davvero tanto. Difficoltà alte spacca. Sono quei giochi veramente impegnativi. Ma se lo giochi Pace entrambe. normale, vai tranquillo. Si libera bene qui. Occhio alla conclusione. Quindi. Però non mi hai detto che Ottiene il capitolo è controllo arrivato della conclusione il senza buon Leo. Non mi hai detto difficoltà. che capitolo è arrivato, caro Leo. Sicuramente se faccio una carriera la faccio sicuramente non con partita per partita Rispetto. come sto facendo su 2000, ma. Squadra ospite che sta dettando tempi e ritmo della manovra negli ultimi minuti. Ne. Attenzione alla palla buona in area. Oh, ho Palla sentito una lontana dalla stecca, porta. ragazzi. Boss, non lo disturbo se gli scrivo su Telegram? Se non lo disturbo, gli scriverò, guarda. Se non lo disturbo. Ma io non volevo mai disturbare la gente, ad esempio. Garritano. Però va bene, ok. Se mi si scrive, gli Attaccano a caccia scriverò di spazi. domani, ovviamente.
si salvano. Era il palo, sì, ho capito, ma io non sono abituato a sentire FIFA su sto controller. Figo, guarda che vuole la palla, occhio. Vai. Bella, non è entrata. Ragazzi, stiamo giocando bene, ma più Frosinone. Ciao Ale, benvenuto. Il mio primo giorno su FC24. Mi sembra di giocare a FIFA 23, ovviamente. Cosa devo dirvi? Sembra di giocare a FIFA 23. Siamo in carriera con Andrea Pirlo, allenatore del Bari. Sapete, chi mi conosce da un po' sa che sono parecchio fissato con questo Bari ormai. Intervento pulito, Va bene, guarda, bene. L'hai preso la scorsa settimana, quella l'hanno regalato col plus sta settimana, l'ha regalato, però. Ciao, me ne approfitto. Diciamo. Dai! Possono passare in vantaggio. No, ma me lo ricordavo più difficile, esperto, onestamente. Ma no, molto più difficile fare azioni. A parte che non ho segnato. Sì, l'ha andato oggi col plus, Sentinel, con Essential. Un minuto, andato. Questa è l'entità del Infatti, recupero. So che se lo sta scaricando anche altri ragazzi, guarda. Garritano. Ma io sono stato sfortunato con Final Fantasy VII Remake. Appena l'ho preso, l'hanno subito dato col plus. Poi dicevano, ma col plus non ti danno l'upgrade PS5. L'ha dato anche col plus. Ah, vabbè, succede, ma quante volte a me è successo? Quante volte mi succede? Ad esempio, ieri, la porca vacca zio Banano, ci sta perché andate a cancellare. Io, ad esempio, ieri ho comprato. Per farvi un esempio, ieri ho comprato Marvel Super Heroes 2. Scommettiamo che fra un mese o questo mese lo danno già col plus. Scommettiamo. Ho fatto questo gioco qua, ragazzi. Ho platinato il gioco dell'Imparare il Katakana, anche, sapete, studio giapponese. Come sempre. Finisce in questo istante la prima metà. Ma almeno io la deluxe, perciò ho tutti gli eroi della Marvel. È bello, bello. Eh sì, sono usciti oggi. Quanto ci si smette? Finisco appena finisce la partita. Tizio, sto provando. Faccio solo questa e poi anch'io stacco, via. Come ti ho detto l'altra sera, non sono uno che si fa la mezzanotte, per ora. Forse serata oro. Beh, ragazzi, ma io servo anche a questo. Tanto che ci siamo, togliamoci il dente. Giochi mensili, FC24, Ghost Runner 2, se non avete mai giocato Ghost Runner 1. Questo qui è Tunic, che come vedete dalla maglia è una sorta di Zelda. È una sorta di Zelda Adventure con questa specie di volpino. È molto molto carino Tunic, molto molto carino. Ghost Runner 2, se vi piace il primo. Chiaramente, per chi ha l'extra vi consiglio Dave the Diver, è fighissimo Dave the Diver, è fighissimo. Ma veramente, non lo dico io, è un gioco che sta avendo un successone. No, è meglio di Cat Quest, è più... Cat Quest è un indie. Tunic è un gioco, diciamo, un po' superiore all'indie comunque, come livello. Si fa largo. L'aveva portato il buon Risio, che è un ragazzo splendido. Risio. Ale, non ti ho ancora fatto SO, scusami. Scusami tanto, ero preso dalla partita. Mia prima partita col Bari. Oggi ho fatto solo una partita femminile. Juve contro non lo so, una squadra a caso. Ho fatto la. Perché l'unica squadra italiana femminile è la Juve, purtroppo. C'è solo lei. Colpo di mercato per il Newcastle, i Magpies avevano molte rivali, ma sono riusciti a... No, ma tranquillo, è che... ero bloccato col controller, scusami. Sai Ale, abbiamo finito i V-Rain, ho fatto un finale che ero contentissimo, ho fatto quel finale lì. Fare salto di qualità a questa squadra, davvero notizie ottime per i loro tifosi. Guarda, ci siamo. Dai che segnano il primo gol, dai che abbiamo... Cavolo, lo segnava pure mio nonno in carrozzella. No, non è mai stato in carrozzella mio nonno, però ripeto. Non è in carosello, però modo di dire. Quindi insomma, parecchio veramente bello. E tu invece Ale stai facendo una carriera, se sì con quale squadra? O stai giocando solo a foot, per intenderci? Occhio al pallone, aia! Possibile vantaggio. Non si fa sorprendere. No, ma il gioco è sempre bello, l'hanno criticato tanto, ma secondo me l'hanno criticato per il foot misto. Che voglio dire, per me potevano fare un foot maschile e un foot femminile. Io non è che ho pregiudizi, ma nella verità, nella realtà è così il calcio. Cioè, il calcio alle divisioni maschili vanno anche bene. È bello metterci le partite femminili, le competizioni femminili. Io sono contento, sono favorevole, apprezzo. E vorrei anche che ci fossero le altre squadre italiane, come il Milan e l'Inter. Tenta l'imboccata. Vai. È stato bravo a bloccare questa azione. Mm.
Garritano. Giovedì è un'interrogazione di storia. Ah, ok, interrogazione di storia. Su che cosa? Su che cosa? Dimmi che sui vichinghi, dimmi che sui vichinghi, così giochi a Valhalla e invadi qualche villaggio e poi dici, io conosco bene i vichinghi. C'era questo protagonista barbuto con la barba rossa. Eivor. Ho conosciuto Eivor. Era vichingo, era lui. Anche se Valhalla è ispirato all'epica e non alla storia reale. Però qualcosino, tipo l'invasione dei Parigi. Boia, mi fanno gol. Ciao Aurora, ho iniziato una carriera su FC, che è il buon gioco. Ah, è entrato Cedira. No, Cedira l'anno prima ce l'avevo io, ragazzi. Cedira era mio Cedira, era del Bari. E invece l'ha andato su. Leggi su, mamma mia, sei in live. Sono in live, sì. Sono in live. Certo che sono in live, tizio. Non è una scoperta che sono in live. Non è... Un attimo. Tizio, sto facendo una finale di partita. Sto cercando di fare un gol, se riesco. Protagonista di un grande intervento sulla conclusione precedente. Ok, non posso leggere. Vorrei. Ma non posso leggere! Scusami, non posso leggere. Altrimenti subisco... Ora posso leggere. Peccato che la conclusione sia finita fuori di un ma non è un problema. Sì, ho capito cosa intendi. Ma che canzone era, scusami? Vabbè, l'ho visto. Vedi che non faccio in tempo. Parte la partita. Ma io voglio fare anch'io dei cambi, perché non mi consiglia nessuno? Ah, abbiamo... suggerite. Sibilli, no, Callon lo mettiamo al posto di Aramu, dai, Callon. Ha senso. Ci mettiamo il mitico Diav al posto di Puskas. Diav è un buon giocatore, ragazzi. Ma nel Sanremo? Non l'ho vista, però. Ma sarà quella, ho capito, da 2 a 3 passiamo, ho capito che siamo meglio. Non era di quest'anno? No, era dell'anno scorso anno, hai ragione, era dello scorso anno. Rosa Chemical. No, la modalità scuso, no, la modalità scudo, no, assolutamente. Sapete che sono contrario a ste robe, tanto siamo canali piccoli, ci divertiamo. No! Il portiere, pallone ancora buono. Dai, che Andrea Pirlo si arrabbia se prendiamo questa. Ci siamo. Signor Tisio, lei ha 4 sound. Lei ha 4 sound. E mi usa sempre lo stesso. 4 sound personali. E mi usi sempre lo stesso. Ci metta qualcosa di suo speciale. Vai. Bellissima, ma butta fuori. Amletico, sì. E l'anno prossimo esame in stato. Tu l'anno prossimo fai anche la patente, Ale. Banzai! Il coach è fan del Banzai, grande coach. Dai che ce la facciamo. Dai. Poi viene la tentazione di fargli un intervento brutto, ma non posso perché sono un ragazzo abbastanza sportivo. Mannaggia loro, gli falciare tutte le gambe. Un po' di delusione per una gara. Ah, già quest'estate, perché c'hai già il 18. Qualche gol, Pier. E invece abbiamo assistito a una partita molto tattica, chiusa. Le squadre molto ferme, statiche, preoccupate più di non prenderle che affondare. È stato protagonista di una prova sottotono, restando spesso fuori dal gioco, senza trovare la posizione giusta. Ha provato a dare il suo apporto in una giornata meno di altri. Più bella così. Quarta superiore, grande, sì. Avanti. Che schifo. Abbiamo fatto male. E la Salernitana batte l'Udinese. Beh, grande Salernitana. Guardate, stanno bestemmiando. Questo qui è Carlito, è il wrestler. I spit in the face of people that don't want to be cool. Io venerdì ho l'esame in teoria per il 125. Urca! Bello. Io non ce l'ho, ad esempio, il patentino al 125. Ma che bella cosa, mi piace. Va bene, ragazzi, non è stata una grande partenza. Si ricorda di usare i cambi. Ma cosa pensi che ho fatto? Li ho usati i cambi. Ah, mi dice dall'inizio. La squadra è Eldense. Marco Nasty. It's Nasty Boy. Ok. Posto in arrivo, l'abbiamo già vista. Boh, fatemi salvare. Pirlo, ragazzi, io faccio sempre così all'inizio, faccio schifo all'inizio, poi miglioro. E ho fatto così col Milan. Brava parte! Ma perché mi devo fare tutti sti giri per salvare? Cavolo, i vecchi FIFA premevi un pulsante e ti salvavano. Salva automaticamente, ah già c'è anche quello, è vero, però...
È tornato. Beh, ragazzi, è bello, eh. È comunque sempre un FIFA, eh. Avrà i suoi difetti come FIFA, dicono dello script e cose varie, che io ci credo. Ma è sempre un FIFA, e il fatto di essere un FIFA lo rende pazzesco.